e mi faceva lavorare suo padre, perché era proprietario degli impianti piccoli ski lift, no? E allora bisognava portarli là, mettere a porta, no? Beh, niente, faceva anche volentieri. E c'era un ragazzino, aveva i feu, che mi ricordo ancora come fosse. Ma dai! Veniva giù, allora non c'era che battevano le piste come adesso, erano tutte coppe, no? Sì. Prendeva i paletti per conto suo, li metteva in cima alla coppa e faceva gigante, una specie di slalom, mezzo gigante. Io non so come faceva, riusciva a star su sulla coppa, non scivolava giù. Per me era una cosa che non avevo mai visto, una cosa del genere. E io dicevo, aveva un sistema di appoggio nuovo, che poi è diventato il famoso passo spinta, però nessuno sapeva che era quello, perché lui aveva un po' questo difetto, no? È stata una virtù, non un difetto, che poi nessuno si era poi accorto, questo ve lo dico poi dopo. E riusciva a star su anche sul ghiacciato in quel modo, con degli sci che vi assicuro io che oggi non sarebbe più capace neanche di farlo, perché erano i fronti erano finissimi allora. E c'erano con me gli allenatori della squadra italiana di allora e anche degli altri allenatori. E siccome ce n'erano degli altri ragazzini che sciavano anche bene sullo stelvio, io mi sono permesso di dire a questi allenatori della nazionale, dico, per me quel ragazzo lì diventerà il più grande gigantista del mondo. Perché non è possibile sciare in quel modo se sei normale. Anch'io sapevo sciare, non è che ero un principiante. Sapevo anch'io sciare, sapevo cosa erano le cose. Una cosa del genere non l'avevo mai vista, no? E allora vi dico le parole precise, mi hanno detto, no, se non cambia non va lontano. E io gli ho detto, io spero che non ci sia nessuno che lo faccia cambiare, perché quel giorno che lo fanno cambiare non vince più niente. Le mie parole sono venute fuori complete. Penso 15 anni, 16. Non è finita lì, siccome io sono un po' testone, però ero molto amico del papà. Suo papà mi voleva veramente bene. Io, se sono diventato allenatore della nazionale, devo dire grazie a suo papà, perché quando perché sulla tavolata dei maestri di sci del Pirenu c'erano i Bic e i Bigoli. Non facevo parte dei Bigoli, perché gli altri erano già tutti allenatori, bravi e così. Però erano tutti allenatori della nazionale o erano in squadra tutti, e io non ero nessuno. E mi ricordo le parole di Alberti, Bruno Alberti. Diceva, quel Cristo lì un giorno avrà in mano la squadra. L'ha detto lui quando era un ragazzo. Vabbè, queste sono cose che sono state fuori, ma devo dire grazie a suo papà, perché quando io mi hanno chiesto se volevo fare l'allenatore della squadra B, ho detto no, non sono all'altezza. Subito dopo mi hanno chiesto se volevo fare l'aiuto della A. Ah, dico, questo lo farei forse anche volentieri. E suo papà mi ha detto, accetta che arriva anche Gustavo. E Gustavo, avrei piacere che ci sei te, per un'amicizia che c'era, no? Questa è un po' la storia che è successo così, no? E infatti lui è arrivato e suo padre mi ha spianato la strada. Mi ha detto, ricordati che quello lì non è il tuo allenatore, è come se fossi io. Cioè, e gli ha spianato la strada, perché lui per suo papà stravedeva. Sì. E questa è un po' la storia di come è successo. Bravo. Quelle riviste che ti do, c'è suo ragione, padre che fa l'allenatore, e quelle robe lì, vedrai, le troverò. Mi ha rotto anche le palle, specialmente di più a lui che a me, perché ci ha fregato la medaglia, no? Però sono molto amico, perché è una persona veramente squisita a modo. E un giorno mi ha detto, certo che i tuoi soci
quelli che sono arrivati dopo di me, no? Volevano far sciare Gustavo come sciavo io, a pensare che io ho fatto di tutto per copiare Gustavo, non sono mai stato vuol dire che sono proprio degli rimbambiti, scusate la parola, quelli lì, perché non hanno capito niente. La sua forza era proprio quel modo di sciare che era unico. Gli è anche costato delle gare, perché lui era talmente potente da una parte a fare questo lavoro che certe volte andava in rotazione dall'altra parte, perché era talmente potente che poteva mandarlo fuori certe volte, no? Mi ricorderò sempre in una gara a Heavenly Valley in America, che purtroppo, siccome la pista era molto rovinata, con questo sistema gli ha creato dei problemi. Poi dopo la cosa è andata bene lo stesso e... No, ma Oreste, c'è un motivo. Secondo me, tu anche tu hai tracciato esattamente come lui doveva essere. No, 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 Oreste sono no. Sempre stato, credo, una persona onesta. Oreste no. Tanto è vero che quando siamo stati una volta, io mi ricordo molto bene dove la Ingrid, eravamo a una riunione in Svizzera. In Svizzera, si ricorda anche lui. E hanno rognato un po' che i vari atleti, c'era una riunione di tutta la FIS, che non c'erano, c'erano troppo pochi bravi allenatori a tracciare. Loro si erano riuniti e hanno detto, basta che mandiamo Peccelli a fargli un po' di scuola, perché io veramente ho sempre tracciato per tutti nel modo migliore possibile. Naturalmente loro erano più abituati a questo, perché io ero quello lì, non è che cambiavo. Però non sono mai stato, tanto è vero che esempio a San Moritz, quando ci sono stati i campionati del mondo, io ho tracciato la prima manche e l'avevo tracciata forse un po' troppo stretta. Lui ha sbagliato la partenza, che è partito troppo potente e si è rimasto un po' indietro, quindi aveva vinto Gross la prima manche. E poi dopo è successo quello che è successo e la medaglia l'aveva. Poi lo vedremo, Carlo. C'è anche Giulio Corradi. Vieni qui. Lui era il nostro cantante e guardi, quando veniva lui era sempre uno spasso. Com'è quella canzone? Era di maggio quella mattina. Allora, abbiamo fatto di quelle risate tante. No, io vorrei raccontare un piccolo aneddoto. Beh, la prima volta ci siamo visti al Topolino. Sì, però lì non ci conoscevamo neanche, sì, perché lui era arrivato prima, che chiaramente era già a due scalini superiore a tutti. No, invece poi dopo, probabilmente era una squadra giovane, il primo allenamento l'abbiamo fatto assieme a Zeno Colocchi allo stadio. E invece un aneddoto bellissimo è stato quando siamo andati, sempre in squadra giovani, a Oberwiesenthal in Germania dell'Est a fare una gara di criteri internazionali. Sì. E avevamo un allenatore che era Giorgio Marchi. Giorgio Marchi. No, forse anche io. Giorgio. E quello che mi era rimasto in pensiero, pensate un po' a quei tempi là, dunque sarà stato 68-69. Prima. Sì. Prima, no, 68 era già squadra, 66-67. 68. Vabbè, lo stesso. 68 è vero. Allora mi ricordo la prima gara che a Val d'Isère, praticamente in gigante, aveva nevicato, e allora Giorgio, mi ricordo sempre che siamo andati giù, sciolinava di sci. Allora, col pennello, la classica. Come una volta. Poi dopo, dato che la neve ha nevicato, e c'era quella neve, è presente? Pesante. Allora aveva tirato via, dove con la spatola e il pennello restava un po' di più sciolina, e con un pettine aveva fatto la rigatura. Giusto. Primo lui, secondo io. Mi ricordo che lui dice, guarda che devo tenere la classifica, sennò mio padre mi fa un culo così. Gustavo, è giusto, era Oberwiesenthal, dove vi hanno regalato i fucili. Bravo, io c'ho il fucile, te cosa che... No, io mi avevo mandato la telecamera. Era troppo pericoloso. Dai. Il bello è che l'anno prima, cioè hanno regalato i fucili, e poi loro erano giovani,
hanno sparato alle... I francesi, hanno vinto i francesi. E, hanno sparato in giro, no? Cioè anche delle lampade nell'hotel. Poi tu hai detto l'anno dopo non hanno più dato fucili. Senza munizioni. Fantastico. E poi una bella cosa, cioè erano gli anni dei Beatles, no? Io ero così piccolo, io non esistevo neanche, però me lo sono un po' studiato. Strano. E comunque c'erano, mi sembra, i campionati italiani, e loro, Rolando soprattutto, anche Gustavo, avevano capelli lunghi, no? E poi loro che erano in finanza, cioè con queste pettinature troppo lunghe, non andava bene. E li hanno chiusi, confermi? Hanno chiusi in camera e poi è arrivato un parrucchiere. Era Valentino anche. Valentino era il comandante. Che è diventato poi il nostro presidente. Esatto, sì, sì, esatto. Dopo vai. Comunque l'ha tagliato, cioè Rolando l'ha tagliato poi un centino. E a te invece no. L'acqua, l'acqua. Il capello non si vedeva, solo quello che si vedeva. Eravamo la disperazione, col cappello d'alpino. E ciuffoni. Sono quelle cose che ci si ricorda un po', perché poi ci sono delle cose che invece io ho cancellato, proprio della memoria, non voglio neanche saperlo. Sono cose proprio che non mi interessa più niente. Invece ce ne sono di quelle che rimangono lì. Specialmente se hanno qualcosa di vero, reale, che poi si è trasformato in verità, no? Adesso vi facciamo vedere il filmato, così non diciamo più. Dove si vede all'inizio anche il papà Giorgio Töni, no? Che è amico anche di Oreste. Si vedono le immagini, poi anche la mamma che faceva raccolta degli articoli, no? E abbiamo ancora dei maloppi di quaderni. Dove lei raccoglie, ce ne sono mica tanti che possono avere così, no, è vero, si vede la mamma che incolla, se voi andate qui nella galleria, e questa è una cosa bellissima, cioè, l'abbiamo proprio anche appeso questo articolo, no? Perché diciamo il titolo scrive sì, Gustavo forse ce la fa, no? C'è il titolo, e lei lo ha sottolineato in rosso, solo che non ha sottolineato forse. La mamma.